È iscritto a parlare il deputato Massimo Enrico Baroni, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Oggi siamo qui per salvare veramente Roma dalla svendita, dal vostro Salva Roma che si dovrebbe chiamare Svendi Roma, che pone dei soprusi su tutti quei servizi, dall'acqua ai trasporti, ai rifiuti, proprio tutti quei punti decisi da 27 milioni di cittadini che avevano detto di farli tornare pubblici e partecipati. E non delle SPA divoratrici e devastatrici con soprusi finanziari per un'economia pubblica e partecipata che possa essere lontana dal profitto, un profitto generato da nomi che abbiamo incominciato a conoscere e che abbiamo il coraggio di dire: Caltagirone, Tonelli, Tagliaferri. Stiamo preparando un elenco, cerchiamo di vedere quello che ci minaccia il bene della collettività. Tornando al discorso della discussione del decreto legge adesso in atto, il provvedimento in esame è come al solito un minestrone dal sapore acre. Si adotta la logica della riparazione emergenziale con un'eterogeneità senza puntare affatto alla programmazione e ad un'ipotesi di futuro. Si proferisce di norme riguardanti la dismissione di edifici pubblici, di beni di tutti, ma anche di azioni di bonifica, come ad esempio l'area SIN di Brindisi, fino ad entrare nella contabilizzazione dei bilanci di enti locali. Come nei decreti legge che sono passate da queste parti, si snatura il potere esecutivo del Parlamento, quasi fosse un problema incurabile delle istituzioni. Basterebbe trovare una cura a questo problema incurabile. Basterebbe che la materia del decreto legge fosse omogenea, come prevede il nostro dettato costituzionale. Allora il Parlamento si ritroverebbe a convertire un DL con una migliore determinazione. Il tutto ci appare con una continua presenza di proroghe, che sono l'espressione evidente dell'incapacità di fornire soluzioni di lungo respiro per risolvere problemi accidentali. Prima abbiamo sentito Causi, che ci ha spiegato come nel 2008 fosse stata creata la Bad Company e la Good Company al Comune di Roma per risolvere i problemi dei debiti di Roma, e ha omesso di dire che fino a quel momento, con l'arrivo di Alemanno, quel buco, che poi è stato richiesto a Berlusconi, insomma, di sanare, era stato creato dalle amministrazioni del centro-sinistra, che aveva creato, che era a sua volta usufruiva di ingenti somme varate dal governo e dallo Stato per sopperire a tutte quelle difficoltà di cui parlava Causi. Ebbene, su questo mi fermerò un pochino più avanti. Quindi dicevamo che gli esperti per le privatizzazioni e di fama internazionali. E qui non è un caso che mi fermo al deputato Causi, perché tutti gli amministratori locali di Roma sanno che il deputato Causi è considerato una sorta di gran visir a Roma, quindi non è una questione di dare degli stimoli agli amministratori locali, come ho sentito nel suo intervento. Qui è una questione di prendersi delle responsabilità, di voler fare un certo tipo di amministrazione, di voler stare dalla parte del pubblico e non dalla parte del privato. È qui che si continua a creare la zona grigia. Perché il PD ha fatto una potente campagna elettorale, cercando di affermare che era dalla parte del pubblico, come ha fatto nell'ultima parte della campagna referendaria sull'acqua pubblica, in cui è uscita fuori dal cappello, non si sa bene dove stava prima, all'ultimo momento, schierandosi a favore del referendum. E ancora una volta disattende se stesso. Gli esperti per le privatizzazioni di fama internazionale si muovono quindi nel mare magnum
delle privatizzazioni perenne, con un rischio altissimo di adesione al lobbismo internazionale. Abbiamo così un fritto misto con molte questioni, l'Expo 2015, dove potremmo cambiare lo slogan da nutrire al paese a nutrire gli amici. In dettaglio, misure economiche e finanziarie urgenti, volte a favorire le esecuzioni delle opere dell'Esposizione Universale di Milano, con gravi problemi economici e di pianificazione urbana che ricadranno nel tempo nel e sul territorio di Milano e nel nostro Paese. A livello economico parliamo di 1.468 milioni distribuiti dal 2008 ad oggi ed un enorme consumo di suolo. Anche la Corte dei Conti si è espressa nel merito sulle acquisizioni dei terreni, sull'aspettativa del futuro aziendale e potrei dire molto altro. Infine il problema degli appalti, senza una vigilanza sulle procedure di affidamento, e qui mi soffermerò tra poco. Gli oltre 1,5 miliardi citati troviamo nell'articolo 1,7, precisa che per l'anno 2013 ha attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione. Non sarebbe meglio indirizzare questa cifra verso servizi di primaria importanza, non in un'esposizione partita già fallimentare? Le promesse sono sempre le stesse: lavoro, ricchezza, benefici per l'intera città, ma la realtà è differente dal punto di vista lavorativo, vedi articolo 1,8, si parla di assunzione a tempo determinato fino al 2016 e oramai tutti gli italiani hanno capito che questi contratti a tempo determinato servono per favorire la logica delle clientele, perché se io non vengo votato alla prossima tornata elettorale, dice il vecchio politico navigato, può darsi che non ti verrà rinnovata la commessa, il tuo appalto non avrà la commessa. E quindi come facciamo? Chiede il vecchio politico navigato, mettiamoci d'accordo. No, non ci stiamo. Quindi instabilità lavorativa come modello da seguire per tutto il Paese. Sul lato economico sappiamo che in Europa le esposizioni degli anni precedenti sono stati un fallimento economico, l'esempio è quello di Lisbona. Dinanzi a tali evidenze viene allora da chiedersi, un Paese stremato, impoverito, con costanti tagli alle risorse più essenziali come sanità e istruzione, un Paese interessato da un debito pubblico senza precedenti storici, un Paese in cui per far quadrare i conti si continua ad esercitare una pressione fiscale ormai intollerabile per gran parte della popolazione, riuscirà ad affrontare gli investimenti ingenti che un progetto come Expo 2000 richiede, traendone profitto reale, senza incorrere nel pericolo di un ulteriore fallimento? Si ha la forte sensazione che si va avanti a tentoni, dinanzi allo sfacelo economico, sociale e morale di questo Paese. Il nostro esecutivo ha perso persino la più tenera velleità di poter mettere in atto riforme incisive, condivise e soprattutto coraggiose. Non si ha uno sguardo rivolto al futuro, non vengono messi in atto interventi di lungo periodo che mirino ad evitare il dissesto idrologico, che tutelino la salute, la vita delle persone in ogni sua forma. Si autorizza e si attua la cementificazione di immensi territori che poi devono essere riparati con provvedimenti tampone estremamente dispendiosi. Torniamo al concreto che, in quanto tale, a norma di legge, secondo la Costituzione, deve essere imprescindibilmente legato ad elementi di necessità ed urgenza. Ammesso che il titolo estremamente vago del provvedimento possa autorizzare l'individuazione di un nesso tra disposizioni tanto diverse, non se ne scorge né la straordinaria necessità né ancor meno l'urgenza, come se il buco lasciato dall'amministrazione di Alemanno di 860 milioni di euro fosse qualcosa di non prevedibile, come se a un certo punto si sa che lo Stato deve andare a sopperire a questo tipo di amministrazione locale. I commi 1 e 2 dell'articolo assicurano indennizi in relazione allo svolgimento di opere strategiche. Siamo davanti a disposizioni che si era tentato di inserire in un altro testo e che ora si trovano nel decreto in esame. Queste misure urgenti di compensazioni per le imprese danneggiate dei fatti dolosi legati alle proteste per la realizzazione della TAV sono state giustificate da esponenti del governo con il rischio concreto di una estesa delocalizzazione delle aziende, con conseguente perdita di base imponibile che indirettamente si rifletterebbe in modo negativo sulle entrate degli enti territoriali. Continuiamo con queste supercazzole, mi scusi il termine, ormai è entrato nel nostro idioma populista.
In verità l'urgenza non dovrebbe riguardare le grandi opere, ma una moltitudine di micro opere disseminate nel Paese, come la riqualificazione degli acquedotti senza privatizzare l'acqua, come richiesta da 27 milioni di cittadini. Pensando di dare un lavoro a migliaia di cittadini, artigiani e maestranze, che sono alle base per il risanamento e il mantenimento conservativo dell'immensità che abbiamo in questo Paese, immensità. Perché dobbiamo essere in grado di attuare politiche che siano in grado di agire e prospettare degli interventi di ampio respiro, che vedano il futuro come una prospettiva di vita, non a tempo determinato. Dal territorio al cittadino, per salvaguardare la stessa vita sociale e culturale del nostro Paese. Invece qui dentro, questo cimitero sconsacrato, stiamo diventando veramente schiavi di questo ritmo, che non ci permette di analizzare a fondo i decreti legge. Dovremmo calendarizzare in aula dei decreti legge che ci permetta di lavorare seriamente e non nel modo, sino ad oggi, voluto, pensato e pervertitamente eseguito. Nel decreto si evince come il governo stia usando i comuni per accogliere imposte da mettere a bilancio, senza lasciare nulla per gli amministratori locali e tagliando in modo drastico il trasferimento verso gli enti locali. Ricordo a tutti che nel 2009 e nel 2010 i comuni gestivano l'ICI, un'entrata allora a beneficio dei soli comuni. Nel 2011 l'ICI viene tolta e nel 2012 viene introdotta l'IMU, del cui gettito un'importante fetta spetta allo Stato. Nel 2012 viene inoltre introdotta la TARES per il 2013, senza dimenticarci anche della TARSU. Quindi la logica è sempre la stessa: usare i comuni come cravattari dello Stato. Questo non mi sembra federalismo fiscale, questo non mi sembra uno Stato che dia il buon esempio, strangolando anche e soprattutto i comuni virtuosi. Ma continuiamo, perché questo è un decreto impressionante, presenta un contenuto vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore di alcuni territori. Vi sono disposizioni che prorogano regimi transitori e in alcuni persino che prorogano regimi transitori che fanno riferimento a norme che risultano abrogate. Nel corso dell'esame al Senato sono stati persino introdotti al comma 3 le proroghe di 3 termini delega in dispregio dell'articolo 15,2 lettera A della legge 23 agosto dell'88 numero 400, la quale vieta che il governo possa, mediante decreta legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Siamo quindi al paradosso: un governo che attraverso un decreto legge delega se stesso, è come un malato che fa la diagnosi a se stesso e si scrive la ricetta medica di suo pugno. Ebbene, qui è molto importante fare una piccola parentesi, perché tra questi tipi di deleghe noi sappiamo che abbiamo tutta la materia del gioco d'azzardo, che è un'enorme filiera di denaro da cui lo Stato ha deciso, in una zona grigia delle lobby non ben specificata, di non attingere in maniera adeguata, con delle annualità in cui aumenta il raccolto del giocato e diminuisce ciò che lo Stato incassa dal giocato, perché vengono analizzati trend da parte dei professionisti e dei colletti bianchi, in cui viene detto al governo di aumentare le tasse dei giochi che praticamente diminuiscono il giocato, mentre invece quelle che sono in crescita viene chiesto al governo di diminuire le tasse. Questo è un vecchio gioco in cui praticamente voi potete cantarvela e dire: sì, abbiamo aumentato le tasse sulle AVP dello 0,4 sulle slot machine, ma di fatto le slot machine sono in calo, quelle che sono in crescita sono i giochi online, il poker online, i casinò online e le videolotteri, che sappiamo bene sono una sorta di slot machine 2.0 in cui puoi fare delle giocate da 10 euro a partita, non esistono tempi minimi tra una giocata e l'altra, inserisci dentro banconote e sono aumentate in maniera praticamente spropositata negli ultimi anni. E sappiamo bene che quindi ha tutte le informazioni, perché quando noi andiamo a vedere le leggi sono estremamente ben articolate e sono chiuse dentro un sistema di scatole cinesi, per cui noi sappiamo che non potremo intervenire per
aumentare le leggi su, sulle slot, sulle VLT e sul gioco online. Colleghi, c'è molto brusio. È tutta materia, su cui ha un potere assoluto e regale il governo e non passa attraverso il Parlamento. Questo è stato già oggetto di diverse osservazioni. Sappiamo che importanti dirigenti dell'autorità autonoma monopoli dello Stato che si sono occupati di giochi d'azzardo hanno ricevuto delle condanne da parte delle Corte dei Conti per omesso controllo e dolo nella famosa multa dei 98 miliardi, eppure sono ancora alti dirigenti dell'autorità autonoma dei monopoli dello Stato. E addirittura sono componenti di un osservatorio per la prevenzione sul gioco d'azzardo patologico, cioè le stesse persone che praticamente dall'interno spingono per aumentare il raccolto del giocato sono le persone che ci dovrebbero aiutare a prevenire una malattia. Io veramente non ho parole su questo, cioè il vostro gioco è stato scoperto, continuate a dissimulare, credete che non abbiamo i numeri, credete che non abbiamo le informazioni e proponete aumenti nelle tasche dei cittadini e abbiamo scoperto che praticamente voi avete determinato su un fatturato di oltre 16 miliardi di euro una tassazione del 0,6%. Cioè, io questo non finirò mai di ripeterlo e l'avete fatto attraverso un decreto direttoriale dell'AMS. Un decreto direttoriale dell'AMS. Non avete neanche avuto il coraggio di inserirlo dentro al testo unico del TULPS, che praticamente regola tutto il settore. E quindi noi sappiamo che adesso la prossima mossa sarà mettere tutto all'interno della delega fiscale, perché sappiamo che non potrà essere oggetto di rinegoziazione in Parlamento. Quella è un settore su cui, se noi vediamo dei lobbisti, ci sono tutti gli elementi convergenti affinché questa cosa venga confermata. Quindi guardatevi allo specchio ogni tanto, perché i cittadini sono molto arrabbiati su questa cosa. Quindi oggi siamo qui per bloccare il guadagno incessante dei concessionari e dire sì a 27 milioni di cittadini e cittadine che hanno detto che bisogna rendere pubblica l'acqua perché è un bene comune, fermare la devastazione del consumo di suolo e cercare di generare altre metodologie e lavori che siano differenti dalle grandi opere come la TAV o l'Expo suddetta del 2015 e piuttosto fare interventi su tutti gli acquedotti e le fognature italiane, che sapete bene quanto è importante per i luoghi rurali e nei luoghi a rischio idrogeologico. Potremmo continuare ad estendere un'infinità di punti, ma questi sono solo discorsi da gente inesperta, onesta, e voi siete esperti di simulatori. Io su questo punto volevo leggere le parole di Letta, che ha detto il 6 maggio 2013 a Sky TG24. È fondamentale su Expo 2015 l'attenzione massima, e ci metteremo la massima attenzione sia per quanto riguarda il tema del controllo, perché nessuno attorno a questa vicenda possa pensare di fare il furbo, di infilarsi per fare attività illecite ed illegali. Adesso vedrò, signor Letta. Lo slogan di Expo 2015 è nutrire il pianeta, energie per la vita. L'abbiamo già detto, per noi è nutrire gli amici. L'elenco delle principali imprese aggiudicatarie degli appalti: appalto numero 1, Engeco SRL, interventi specialistici nell'edilizia civile e industriale. Società coinvolte in episodi di corruzione di funzionari ANAS per eludere le normali procedure di gare d'appalti, per esempio sulla SS340 di Como. Il processo penale si conclude nel 2005 con condanna definitiva per corruzione propria, abuso d'ufficio, truffa, ricettazione, riciclaggio, turbata, libertà degli incanti. La un po' più famosa CMC, appalto numero 2, aderente alla Lega Coppa, le cosiddette cooperative rosse vicine al PD.
Il bando di gara viene pubblicato nell'agosto 2011, la base d'asta è di 90 milioni e la CMC se la aggiudica con un ribasso del 42%, cioè per 58 milioni. Salvo poi un anno dopo, novembre 2012, andare da Expo S.p.A., l'ente gestore, e chiedere extra costi per 30 milioni di euro, cioè la stessa cifra del ribasso con cui la CMC vinceva l'appalto. Nonostante una relazione riservata del direttore dei lavori che dice che di questi extra costi ne sono giustificabili 3-5 milioni, non 30, la CMC li ottiene tutti senza ulteriore bando, con una variante ad hoc del progetto. Nel maggio 2012 la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per turbativa d'asta. Il sospetto è che le aziende che hanno concorso nella prima grande gara di Expo, tra cui la CMC, abbiano creato un cartello per fissare l'offerta da fare nella gara d'asta. Il limite legale di ribasso era stato fissato al 43%. Consorzio Stabile Litta, subappalto di CMC, è un gruppo di imprese costituito dai fratelli Baronchelli SRL, Gimaco Costruzioni, Impresa Litta, Vivai Saldini, che fanno riferimento a Compagnia delle Opere vicino a Comunione Liberazione, Asso Verde, Asso Impredili. Il suo vicepresidente, Nicola Di Rosario, è a processo con altri 18 imprenditori con l'accusa di aver creato un cartello di aziende per spartirsi gli appalti nell'ambito del Verde a Monza. Di Rosario nel 2009 viene indagato dalla Procura di Milano per una tangente di 10.000 euro al consigliere regionale Gianmario, PDL. Le indagini chiuse nel febbraio 2013 hanno accertato il pagamento della tangente. Scusate, so che per voi non è scontato. A processo per turbativa d'asta nella stessa vicenda. Onorevole Barone, concluda il suo intervento rivolgendosi credo qua. Di avere ancora tempo no, a disposizione. Sì, no, no, a tempo. Dicevo allora, di rivolgersi, vorrei di rivolgersi informare a me. I cittadini, grazie. Ancora oltre 9 a minuti. Tutti i colleghi del PD a prima legislatura, che a prima si elezione, alla Presidente. Perché magari non sanno esattamente da chi sono contornati. Ecco. A processo per turbativa d'asta. Cioè dobbiamo informarci fra di noi, insomma, voi potrete controllare i nostri scontrini. Ecco. A processo per turbativa d'asta nella stessa vicenda, Achille Baronchelli sarebbe l'organizzatore del cartello di imprese che decideva la partecipazione alle gare distribuendo agli associati i ribassi d'asta da presentare, stringendo accordi di non belligeranza, seguendo i criteri di spartizione territoriale e per singole stazioni appaltanti, intrattenendo altresì rapporti con esponenti della regione Lombardia e dirigenti pubblici in grado di favorire le attività delle imprese, e tutto virgolettato, non è roba mia, sia nella fase di aggiudicazioni delle gare, sia nella fase di esecuzione dei lavori, chiuse virgolette. Angelo Gianmario, consigliere regionale Lombardia ed ex sottosegretaria della Giunta Formigoni, nel 2010 corre per vedersi riconfermare la poltrona di consigliere. Obiettivo centrato, 7.000 preferenze, un tesoretto elettorale incassato in parte grazie al sostegno della mafia, racconterà poi il PM Alessandra Dolci durante la requisitoria al processo infinito. Passiamo al Turbosider S.p.A., subappalta CMC. È stata condannata nel 2012 con altre imprese dal consorzio Comast per aver messo in atto un meccanismo anticoncorrenziale nel mercato delle barriere stradali e autostradali tra il 2003 e il 2007, relativa anche a gare pubbliche. Il consorzio Comast in questi anni ha ottenuto il 95% degli appalti nazionali sulle barriere autostradali. Niente lobbismo, quindi. Il Turbo Sider effettuò due versamenti di denaro a beneficio dell'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, PD, 80.000 euro tra il 2009 e il 2011 a Fare Metropoli, associazione di Penati, e altri 30.000 euro alla lista Penati Presidenti. Appalto 4, Ati Mantovani. L'appalto più importante se lo aggiudica la cordata con a capo il gruppo Mantovani S.p.A., affiancata da Coveco, Ventura S.p.A., Sialve S.p.A., Socostramo SRL. Quasi finito, Presidente, magari evitiamo di vedere una puntata di report.
L'ATI Mantovani dell'ottobre 2012 è indagata per turbativa d'asta sull'assegnazione dell'appalto Expo. L'inchiesta è nata dalle dichiarazioni dell'imprenditore Locatelli, terzo nella prima gara d'appalto, coinvolto nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex consigliere lombardo Nicola Cristiani, PDL, accusato di traffico illecito di rifiuti e corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla società Brebemi e sulla discarica di amianto di Cappella Cantone. Il presidente del consiglio di amministrazione della Mantovani era Pier Giorgio Baita, sostenitore del PDL Veneto, amministratore di altre aziende del gruppo con Claudia Minutillo, chiedo scusa, l'ex segretaria dell'onorevole ed ex ministro Galan, PDL Forza Italia. Baita, la Minutillo e il direttore finanziario Nicolò Buson sono stati arrestati nel 2013 con l'accusa di frode fiscale, false fatturazioni. Nell'ottobre 2013 vengono arrestati due manager della FIP, gruppo Mantovani, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per un cantiere della variante di Caltagirone vicino a Catania. Il prefetto di Venezia, ottobre 2013, ha congelato il certificato antimafia della Mantovani, un momento di cautela, che continua però a lavorare nei cantieri Expo. Coveco, subappalto di ATI Mantovani. Il consorzio Veneto Cooperative aderisce alla Lega Coop, ha lavorato nell'appalto per la costruzione del porto di Castellammare del Golfo, Trapani. Presidente all'epoca dell'appalto era Antonella Colavizza, che agli atti giudiziari risulta essere stata denunciata, per altri appalti, per turbata libertà di incanti e associazioni per delinquere. Socostramo, SRL, subappalto ATI Mantovani, società controllata da Erasmo 5, costruttore romano, sponsor e promotore della Fondazione della Libertà per il Bene Comune, dell'ex ministro Matteoli, PDL Forza Italia, e coinvolta in un'inchiesta per corruzione sulla ristrutturazione della caserma Montebello, un mega appalto assegnato quando il provveditore, scusate perché poi tra l'altro volete anche privatizzare le caserme, quindi un mega appalto assegnato quando il provveditore alle opere pubbliche Lombardia-Liguria era Francesco Enrichiello, poi consigliere per Expo dell'ex ministro Corrado Passera. Ventura S.p.A., subappalto ATI Mantovani. La Ventura S.p.A. è un'azienda siciliana con sede legale a Messina e sede operativa a Milano. È legata alla Compagnia delle Opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione. Sono emerse le frequentazioni con le cosche messinesi in diverse inchieste della DDA, Gota, Gota 3 e Vivaio, che hanno collegato la Ventura nel giro di imprese legate ai boss e alla grande spartizione di appalti pubblici in tutto il messinese. Sebastiano Ventura è finito in un'altra inchiesta sul cartello di aziende che nel 2005 a Milano e provincia aveva messo le mani su 33 appalti di manutenzione di strade. No, è un sonno che gli serve per non guardare, insomma. La prefettura avrebbe dovuto segnalare eventuali irregolarità entro 45 giorni dall'assegnazione dell'appalto, ma in questo caso l'interdittiva antimafia è arrivata dopo quasi 6 mesi. Nel giugno 2013, ci avviciniamo ai giorni nostri perché sono tutti nuova politica, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Ventura S.p.A. riammettendola ai lavori per l'Expo 2015, rimandando la questione al TAR della Lombardia per ulteriori approfondimenti. 24 aprile 2013, nel suo ultimo Consiglio dei Ministri, il governo Monti approva in tutta fretta la legge speciale sull'Expo, insieme a una serie di norme di emergenza. Viene istituita la figura di un supercommissario con poteri speciali, tra cui quella di accelerare le procedure per assegnare appalti, in certi casi di non fare le gare, ma di dare lavori attraverso procedure direttamente negoziate con chi andrà ad aprire i cantieri. Dopo Expo, i terreni agricoli e circostanti su cui verrà realizzato l'evento verranno in buona parte cementificati. Mi serve l'ultimo foglio. Gli appalti pubblici in Italia costano mediamente il 40% in più della media europea a causa della corruzione. In Italia, solo per i sovraccosti della pubblica amministrazione, vengono letteralmente bruciati in corruzione 60 miliardi, il che significa che la metà del volume di tutto il malaffare nell'Unione Europea, ossia 120 miliardi, è in Italia. Ma misteriosamente questa non è mai la priorità né per il governo né per i mass media di regime in Italia. Forse perché sono controllati entrambi da referenti degli stessi partiti e comitati?
Fuori i mercanti dal Tempio, fuori i lobbisti dal Parlamento, libera informazione in uno Stato che sia una comunità di beni comuni. Grazie. Grazie.